5 Stelle che in questo momento è in collegamento con Piero Cipriani di Rai Parlamento. Buon pomeriggio Piero e buon pomeriggio al tuo ospite, senatore Santangelo. Sì, buon pomeriggio Francesco. Il senatore Santangelo, il capogruppo del Movimento 5 Stelle, in aula c'è stata in qualche modo una sfida. Il Presidente del Consiglio spesso si è rivolto a voi con un atteggiamento abbastanza forte, c'è stato spesso brusio da parte vostra. Trasformiamo questo brusio in un giudizio su queste dichiarazioni. Guardi, più che un brusio, il presidente, il neo presidente del Consiglio ha dimostrato oggi davanti a tutti gli italiani la sua arroganza. È venuto in Parlamento a fare campagna elettorale in un momento che per l'Italia è molto, molto grave. Vuol parlare di taglio dei costi della politica. E allora iniziasse subito, come sta facendo il Movimento 5 Stelle, a restituire quelli che sono i rimborsi elettorali. Sono 820 milioni di euro che il PD fino ad oggi ha intascato ed è quello che gli abbiamo chiesto qualche giorno fa di restituire a noi tutti italiani. Quindi Renzi venisse a parlare di fatti, di contenuti e non a fare la campagna elettorale a spese dei cittadini. Ecco, Renzi ha parlato, ha anticipato alcune misure, non so, rimborso dei debiti pregressi, interventi sul fisco, la giustizia. Su queste cose sarà possibile un accordo, secondo lei? Noi abbiamo sempre detto, e lo abbiamo dimostrato anche in questi 11 mesi qui in Parlamento, che voteremo tutto quello che a parere nostro è di buon senso. Però ecco, basta parlare di punti macroscopici, bisogna entrare nel merito delle cose. Noi in questi 10 mesi lo abbiamo puntualmente fatto. Parliamo di giustizia. Renzi ha messo un ministro della giustizia che fino a pochi giorni fa era ministro dell'ambiente, un ministro che non è nemmeno laureato. Quindi ecco, se sono queste le modifiche, se questo è il cambiamento che Renzi vuol portare, allora diciamocelo chiaro e diciamolo chiaro agli italiani. Renzi rappresenta esclusivamente gli unici due poteri forti che ci sono stati fino ad oggi in Italia. Rappresenta Berlusconi e rappresenta De Benedetti. A questo diremo con enorme determinazione il nostro no, un no fatto di contenuti. Francesco, non so se da studio ci sono delle no, domande. grazie, basta così perché siamo, cioè, abbiamo ormai quasi alla fase conclusiva di questa trasmissione, per cui volevo